Ultima edizione di Stadio News in studio, Marco Gullà. Solo una brusca frenata in piena corsa che però non ha fatto sbandare la vettura rosa-nero. Per fortuna, tra l'altro, non c'era olio a terra. Adesso il Palermo è pronto per continuare il suo viaggio e soprattutto per rincorrere la Sampdoria, che sorprendentemente viaggia ad alta intensità. Non se lo aspettava nessuno. Sabato c'è il Milan, solita gara affascinante contro una squadra ricca di blasone, bla bla bla. Questa volta però sarà diverso, perché il Palermo è il favorito, è il Palermo che deve vincere, è il Palermo che ha maggiori motivazioni ed è il Palermo che vuole comandare. Il diavolo non è accettato, i rosa lo vogliono rispedire a Milano senza punti, facendogli capire che nel calcio anche le gerarchie possono essere stravolte. Doppia seduta d'allenamento oggi per il Palermo, che si prepara per la sfida di sabato al Barbera contro il Milan. Alle 17 la società apre nuovamente le porte per una nuova amichevole infrasettimanale in vista del prossimo impegno di campionato. Notiziario: Gojan è stato squalificato e non ci sarà. Blasi, costretto a saltare la trasferta di Cagliari per una gastroenterite, ha lavorato regolarmente con il gruppo, mentre il tedesco, alle prese con la distrazione muscolare al flessore, ha svolto lavoro differenziato. Simplicio, Bresciano e Bovo hanno proseguito. Infine, i rispettivi programmi di rieducazione. In 3 minuti ha fatto un assist vincente, ha colpito una traversa, ha sfiorato il gol in un'altra occasione. Che diavolo Igor Budan, sentiamolo in conferenza stampa. Adesso bisogna essere molto, molto positivi, perché sono rimaste pochissime partite, siamo proprio nelle ultime partite. Penso che adesso non bisogna più di tanto pensare cosa sta andando bene, cosa sta andando male. Bisogna solo riunirsi come siamo e provare a ottenere questo risultato importante. Non mi fido mai di queste grandi squadre, perché hanno troppa qualità e ci sta che un anno magari non riescono ad ottenere dei risultati, però comunque sono lì in cima, hanno fatto anche cose importanti quest'anno. Il presidente Zamparini, sentendosi diffamato dalla notizia di un'inventata telefonata tra lui e il signor Moggi, data nel corso del telegiornale di Rai 1, ha incaricato il suo legale di sporgere querela nei confronti della Rai per la notizia diffamante e fuorviante dalla realtà. Infatti il presidente Zamparini la scorsa settimana all'emittente romana Radio Radio aveva rilasciato una dichiarazione dove raccontava di un fatto svoltosi nel 2003-2004 tra lui e il signor Moggi, denunciando quanto accaduto a tutela della verità. 9, magari 10 punti per raggiungere l'obiettivo Champions. È la tabella di viaggio stilata dal presidente rosanero Zamparini da qui alla fine del campionato. La prima sfida in programma è contro il Milan, sabato al Barbera. Diciamo che una delle 4 partite è determinante, ha detto. Per andare in Champions bisogna fare altri 9-10 punti. Il quarto posto, tocco tutto il ferro che c'è in giro, sicuramente in Champions andrà chi lo meriterà. In queste ultime partite, in questo bel finale, bisognerà essere davvero concreti. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.